dacci oggi il nostro pane quotidiano. Questa è una delle frasi che i cristiani pronunciano recitando la preghiera Padre Nostro e sulla quale ha posto l'accento il cardinale arcivescovo di Perugia Città della Pieve, Gualtiero Bassetti, nel discorso proferito durante la visita pastorale alla concessionaria Central Car di Perugia. Una visita certamente gradita per un'azienda del territorio perugino che, come tante, si trova quotidianamente ad affrontare le difficoltà del mercato, cercando di procurarsi il proprio pane quotidiano attraverso il lavoro. Ce la mettiamo tutta per guadagnarlo per noi e per i nostri dipendenti. La visita del Cardinal Bassetti per noi è un grande onore perché ci ricorda che seppur difficile, molto difficile, si può anche concertare l'insegnamento cristiano con lo svolgimento imprenditoriale. Profitto economico e valori cristiani si possono conciliare, su questo c'è pieno accordo, purché la ricchezza, intesa non solo come ricchezza materiale, non sia fine a se stessa, ma venga condivisa. C'è una regola che è contraria anche alla matematica. Noi si dice in matematica più si divide e meno ce n'è, ma nella logica cristiana e della provvidenza più noi condividiamo quello che abbiamo e più si moltiplica. Bassetti si è soffermato inoltre sull'importanza del lavoro come dono di Dio. Nel momento stesso della creazione Dio ha fatto l'uomo custode del creato, quindi in quel momento ha benedetto tutta l'attività umana in tutte le forme. Ecco perché il lavoro che viene da Dio è benedetto come tutte le altre realtà che vengono da Dio, l'uomo, la donna, la famiglia, la stessa società, perché vuole che i suoi figli collaborino fra di loro, si aiutino, siano solidali, condividano. E questo è proprio il momento in cui c'è di meno, in generale, allora bisogna condividere di più. Ama al prossimo tuo come te stesso e non fare agli altri quello che non vorresti che gli altri facessero a te. Su questi due dati fondanti si può sviluppare anche un'impresa se la si vuol fare essere una impresa onesta con la O maiuscola.